Gemi tights su Silvio Berlusconi dopo la scomparsa, bufera sul rapper. Anche Gemi tights è finito nell'occhio del ciclone per alcune dichiarazioni sulla figura di Silvio Berlusconi. Le scuse del rapper. A poche ore dal triste annuncio della scomparsa dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, sono stati tanti i personaggi dello spettacolo e non che hanno voluto esprimere le condoglianze alla famiglia e un pensiero in ricordo dell'ex premier. Non tutti però l'hanno espresso belle parole in favore di Silvio Berlusconi, come per esempio l'attivista Giorgia Soleri, che è stata letteralmente sommersa di critiche per aver postato alcune Instagram stories nelle quali esprimeva pieno dissenso nei confronti di come veniva gestita dai media la notizia circa la scomparsa del cavaliere, o Piero Pelù, finito nell'occhio del ciclone per aver postato una immagine di Silvio Berlusconi corredata da una didascalia a sua detta, ironica. Ad aggiungersi allo stuolo è arrivato anche il rapper Gemi tights che, nella giornata di ieri, ha condiviso un pensiero poco delicato nei confronti di Silvio Berlusconi, salvo poi scusarsene qualche ora più tardi. Il post di Gemi tights. Il rapper Gemi tights ha attirato numerose critiche e polemiche in seguito alla pubblicazione di alcune Instagram stories dedicate alla scomparsa di Silvio Berlusconi. Il rapper infatti ha commentato la morte del presidente di Forza Italia con un "Alleluia". Successivamente Gemi tights ha rincarato la dose condividendo una serie di estratti di articoli inerenti la figura del politico seguiti dalle parole, Silvio Berlusconi indagato per strage, la prima grana del ministro Nordio. In seguito a queste affermazioni, il profilo Instagram del rapper è stato inondato di critiche feroci che hanno portato lo stesso Gemi tights a ribadire il suo pensiero nel tentativo di fermare una vera e propria ondata di odio. Non perderò tempo a rispondere a nessuno. Non siete d'accordo? Unfollow it pure. Non lo trovate carino? Unfollow it pure. La libertà d'espressione è ancora in vigore. Il buonismo da 3 euro qui non lo troverete. Vi auguro una buona giornata. Infine un'aspra critica nei confronti della gestione della notizia circa la scomparsa dell'ex premier. Nel giorno della sua morte, politici e giornali parleranno di lui come di uno statista, di un esempio di grande imprenditore, di uomo al servizio dello Stato. Noi però ricordiamo bene cosa ha rappresentato Silvio Berlusconi, uno dei ventenni promotori negli ultimi 30 anni delle peggiori politiche antipopolari, di guerre, privatizzazioni, liberalizzazioni e tagli alla spesa sociale. Tra gli uomini più ricchi del nostro paese, con le sue imprese si è arricchito sulle spalle dei lavoratori e a spese della collettività, costruendo sul potere mediatico il proprio consenso politico e facendosi portatore di una cultura del carrierismo fondata sull'individualismo più sfrenato e sulla mercificazione della donna. Non lo piangeremo.